Allora, questo video inizia in Università Bocconi, che non è la mia, sono tipo intrufolato, per caricare il video che è uscito ieri sul nuovo iPhone. Se non l'avete visto, andatelo a vedere perché è uscita una roba molto molto interessante. Comunque, in teoria questa notte passerò la mia prima notte a Milano e ho questo bagaglio con tante cose, e diciamo che quindi più o meno starei andando a vivere da solo. Quindi questo sarà un tutorial su come andare a vivere da soli, come non andare a vivere da soli, dipende da come esce. E niente, devo iniziare a capire come sopravvivere, poi tante cose vi devo spiegare, ma ogni cosa ha il suo tempo. Prima vediamo di arrivare a casa vivi, sani e salvi, poi vi spiego tutto, tranquilli. Tra l'altro, siccome non volevo perdere tempo, veramente è tutto il giorno che giro con sto bagaglio pesantissimo e non mi sento più le spalle, mi fa male la schiena, voglio farmi una doccia e dormire sostanzialmente. No raga, vi giuro che però passeggiare così la sera a Milano, sapendo che poi sarò più o meno sempre qui, sono emozionato. Potete dire quello che volete, ma a me personalmente piace Milano come città. Sono quasi arrivato al tram. No, tram, non mi abbandonare. Molto bene. Ok, ho preso una pizza perché direi che non è il caso di cucinare la prima sera così. Tanto so già che finirò a prendere Just Eat, cose da sport, però questi sono dettagli. Tappa anche al supermercato a prendere delle cose tipo essenziali per sopravvivere come l'acqua. Cioè raga, ho anche già fatto la spesa, mi sento un sacco indipendente. Voglio andare a casa. Ci siamo. No, ho sbagliato casa. Raga, sono morto, datemi un attimo. Allora, vi devo spiegare delle cose. Intanto che mi mangio questa magica pizza con la cochina, che ormai è fredda, ma dettagli. Allora, dove sono esattamente? Sono praticamente nell'ex casa di mia nonna, che non vi mostrerò in questo video perché sono una persona cattiva e che probabilmente potrebbe diventare la mia futura casa. Sentite qua dietro di me il traffico di Milano. Questa qui è la cucinina. È un monolocale, niente di che. È diventato un tutt'uno con la scatola. E quindi questa è ufficialmente la mia prima cena da persona indipendente che vive da solo in una casa. Wow. Direi che come prima cena molto bene. Quindi mangiato, docciato, adesso sono pronto per andare a dormire perché ho sonno. Questa è comunque la mia magica borsa con dentro un sacco di roba per sopravvivere sostanzialmente. Mutande, magliette, cose. Buonanotte. Buongiornissimo. La prima giornata a Milano è una giornata grigia e oscura. Se la casa propone un succo ace e un cosino di Nutella che ho comprato ieri al supermarket. Ok, sto facendo un giro qua di dintorni con questa bici, quella del bike sharing, che cigola, cioè io ho beccato quella che cigola, dai, non è possibile. Facciamo un cambio di bici, va? E pedala pedala sono finito nelle campagne di Milano, non so dove, non so come. E niente, questa bellissima ciclabile finisce così. Bene? Ma non benissimo. Guardate, là in fondo si intravedono i grattacieli. Siamo praticamente dalla parte opposta di Milano e mi sono perso, ma questa è un'altra storia. Quando ti manca il lago, ma poi a Milano trovi questo. Cioè, vuoi mettere? Tra l'altro questo pratone è perfetto per far volare droni. Però non so se è legale perché tipo lì da qualche parte c'è l'Inate. Quindi vediamo. Beh, direi che questa esplorazione mi è piaciuta. Volevo andare verso sud e non verso il centro, perché non ero mai stato in queste zone. Quindi ritorno a casa. Mamma mia, fa già caldissimo. Non mi immagino d'estate che chiafa non ci sia qua a Milano. Prima però, test dell'acqua di Milano. Questa fontanella qui è storica perché, siccome mio papà viveva dove sostanzialmente sono io adesso, era quella dove lui veniva sempre, quindi mi ha detto di venire qui e sono venuto qua. Ora torno a casa che devo fare dei bisogni urgenti. Quindi direi che questa prima giornata barra nottata a casa da solo qui a Milano è andato a buon fine. Le cose essenziali funzionano, ho dormito tutto sommato bene. E sì, ci sarebbe da testare la cucina, ma una cosa per volta. Adesso devo montare il video di oggi e la cosa divertente è che in realtà oggi pomeriggio torno a casa mia al lago, ad Arona. Quindi questa in realtà era solo una prova tecnica per vedere se in realtà funzionava tutto e capire un po' la dinamica. Anche perché, come vi ho detto, non sono sicurissimo di venire a vivere qua e per questo non voglio neanche mostrarvi troppo, giustamente. Ovviamente se venissi a venire qui c'è anche un sacco di roba da sistemare, fare cose, dovrei farmi una sorta di postazione di là in soggiorno. Tante
tante belle cose, ma per questo video era tutto, spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere il video sul nuovo iPhone che ho fatto ieri, perché è molto molto carino. Poi arriveranno altri video, perché cioè è una bomba, però vi dico già che mi sto trovando molto bene, a parte la sim che non va, ma non ho capito perché, mi sa che è un problema della sim, ma niente, ci vediamo prossimamente.